Esattamente un anno dopo l'offerta comunitaria delle prime sette, il 10 dicembre 1930, tre sorelle partono per la prima missione pastorale. Quell'avvenimento viene considerato come il giorno della nascita della Congregazione delle Missionarie Francescane del Verbo Incarnato. La prima casa della famiglia religiosa è stata a Montefilocastro, in Calabria. Loro raccontano come era la loro umile dimora. Tre poverissime stanze, letto di paglia, tre seggiole e un tavolo. Per cucina e refettorio un piccolo vano semibuio e una stanza larga per l'asilo. Questa povertà le consolò appieno, oltre che la povertà del paese commosse il loro cuore e l'ignoranza religiosa le infiammò di zelo apostolico. Nel frattempo, Madre Giovanna, nonostante il suo ardente desiderio di gettarsi nella missione condividendo la vita comunitaria, scelse di rimanere a casa dei suoi genitori perché erano anziani e avevano bisogno di lei. Grazie a questa decisione, Luisa ha potuto accompagnare sua madre da vicino durante l'ultima tappa della sua vita e ha testimoniato un grande cambio di atteggiamento davanti alla sua vocazione religiosa. Madre Giovanna raccontò che quando sua madre aveva 86 anni non le aveva ancora dato il consenso per farsi suora e addirittura cercava di dissuaderla. In una occasione, quando sua mamma aveva avuto un forte indebolimento generale, Madre Giovanna ha chiesto alle prime sorelle di fare una speciale preghiera davanti alla Madonna di Loreto. Giorni dopo è accaduto quello che lei ha chiamato come un miracolo inaudito. Sua madre cambiò modo di vedere e dal rifiuto di questo sogno di Luisa passò a farne parte. Abbracciò la vita religiosa e si consacrò a Dio nella nascente famiglia delle missionarie francescane del Verbo Incarnato. Miracolo inaudito. Alle ore 19 dell'11 dicembre 1932, mia madre, come rapita da un soffio divino, tutta raggiante, mi chiedeva: posso io entrare nella tua congregazione? Gettai un urlo, l'abbracciai con tutta l'anima esultante, la baciai teneramente e benedicendola le risposi: ma certo che puoi entrarvi. Trascorsi alcuni giorni di questo momento di grazia, sua mamma è partita verso la casa del padre. Alcuni mesi dopo, quando Madre Giovanna aveva 44 anni, è andata a vivere nella sua prima comunità insieme alle sorelle che stavano già a Motta. Lei descrisse che rimase commossa dall'accoglienza enorme e familiare e che provvidenzialmente quel giorno era l'anniversario della sua prima comunione. Al suo arrivo, Madre Giovanna è rimasta colpita dal contesto culturale e sociale in cui viveva la gente in questo posto nel sud dell'Italia. La povertà estrema della popolazione, la piaga dell'emigrazione che lasciava in abbandono i poveri anziani, i molti bambini affamati, derelitti, mezzi nudi e l'assenza di parecchi uomini in prigione. Dopo il tempo in Calabria, Madre Giovanna condivise con Madre Paola la prima esperienza apostolica di contatto diretto con le molte miserie umane. La missione a Villarotta, un paesino reggiano al confine con la Lombardia, iniziò in risposta alla richiesta del vescovo locale che chiese a Madre Giovanna la presenza di alcune suore. Madre Giovanna raccontò che la gente di Villarotta le ha accolte con grande affetto e hanno potuto donare la loro carità e assistenza alle famiglie, agli ammalati, ai moribondi e nella visita ai cosiddetti fienili. Tuttavia, Villarotta era conosciuto come un paese malfamato e per costumi corrottissimi. In alcuni casi, le condizioni lavorative facevano che uomini e donne fossero costretti a rimanere in uno stesso locale per lunghi periodi, creandosi alle volte un clima di promiscuità. Madre Giovanna confidò che questa esperienza suscitò in lei un senso di profonda compassione è uno stimolo per incontrarli nelle loro necessità con ogni sollievo e conforto possibili e di donare l'amore ai bisognosi e ai sofferenti e agli anziani abbandonati. In questo senso, le suore, insieme a Madre Giovanna,
hanno cercato in ogni modo di portare la gente sulla via della conversione e della loro pace. Per realizzare questo, hanno visto la necessità di incontrare individualmente le anime, entrare nelle famiglie, nella loro vita quotidiana di lavoro, fatica e sacrificio, essere comprensive occupandosi anche delle necessità materiali, soccorrere gli ammalati per giungere alla loro anima. Inoltre, Madre Giovanna sottolineò anche l'importanza e l'accompagnamento verso la vita di grazia e dei sacramenti e raccontò il felice giorno che insieme alla comunità locale hanno testimoniato il matrimonio di 20 coppie. Loro sono state istruite nella verità della fede e presentate al sacerdote hanno detto il loro sì davanti a Dio e alla Chiesa. In più, dalla sua esperienza pastorale a Villarotta, Madre Giovanna ci lasciò in eredità che tutto è degna missione, cioè che tutte le attività possono diventare imprese apostoliche nello spirito di Cristo. In questo senso, lei spiegò che dalla preghiera al più umile lavoro, dalla scuola alla strada, dal laboratorio alla baracca, dal nido al ricovero, dalla chiesa al deserto, tutto, sempre, ovunque, è per far conoscere, amare e servire Dio. Perciò nessuna chiamata rimaneva senza la sua risposta e invitava a fare altrettanto, per rispondere. Sì, a tutti e sempre. Per di più, Madre Giovanna invitò ad essere attenti al rispetto dei diritti umani. Lei raccontò che la comprensione dei poveri braccianti e lavoratori in genere mi ha sempre attratta alla massima attenzione e indagazione dei loro diritti e giuste ricompense nel timore di sfruttamenti. Da qui il mio intervento presso le autorità padronali, con scritti o colloqui, onde arrivare ad una vera giustizia.